Grazie, benvenute. Oggi testeremo il nuovo fondotinta di L'Oréal Paris, ovvero l'Accor Parfait Nude. È un fondotinta low cost che contiene 1% di acido ialuronico. Nel video sto utilizzando la seconda shade, ovvero quella denominata 2-3. Il fondotinta si presenta molto ma molto liquido. Io ho una pelle mista grassa e mi ci sono trovata benissimo. Per una pelle secca lo vedo un po' al limite, consiglio una bella skincare al di sotto. Qui lo sto applicando e come potete vedere uniforma molto bene l'incarnato. Ha una coprenza medio-bassa ma modulabile, infatti facendo una seconda passata sulle imperfezioni devo dire che la coprenza aumenta e lo trovo pressoché perfetto. Questo qui è il risultato anche nei miei capelli, senza la cipria. Mentre qui appunto completo la base aggiungendo un po' di correttore della cipria sulla zona T. Un po' di terra, blush, illuminante, applico anche del mascara, qui si può notare la differenza assurda delle mie ciglia con e senza, e infine ho avuto la brillante idea di fare delle lentiggini finte, non chiedetemi il perché. Alle 11:12 inizio ufficialmente il test. Questo è il suo effetto alla luce naturale, per cui pelle assolutamente perfezionata. Mentre qui vi porto all'interno della mia giornata per qualche minutino. È stata una giornata abbastanza semplice e rilassante, per cui questo è quello che vedrete. Alle 2 avevo un appuntamento, per cui mi sono vestita, ho messo la mascherina e l'ho tenuta per le successive 2 ore. Vi ho portato con me a Milano, ma purtroppo pioveva, per cui abbiamo messo ancora più a dura prova il fondotinta. Tra l'altro io adoro questo periodo dell'autunno, fatemi sapere se anche voi siete d'accordo. Sono le 4:08. Questo è il fondotinta, praticamente sembra appena applicato e per assurdo sulla mascherina non si è trasferito praticamente nulla e l'ho avuta per 2 ore di fila, non l'ho tolta. E c'è solo un piccolo alone sulla zona del naso perché ho il vizio di stringere quella parte lì, ma secondo me il risultato è perfetto. Qui ho sistemato un po' la cabina armadio e la make-up collection. Ho dato da mangiare alla mia gattina e successivamente ci siamo concesse un po' di relax. Infatti mi sono fatta una bella tisana, ho acceso una candela profumata, che sta di Natale, e mi sono vista una serie TV. Qui si vede benissimo la mia gattina che mi ignora. Successivamente in questa clip sono le 9:03. La base è praticamente ancora perfetta e passando un dischetto asciutto non rimane niente praticamente su. Struppo il fondotinta con del bifasico e qui si può benissimo notare la differenza tra pelle perfezionata di questa clip e le imperfezioni che riappariranno a breve. Che dire ragazzi, questo fondotinta l'ho amato dalla prima volta che l'ho ricevuto. Low cost, qualità altissima. Resiste un sacco, adatto a una pelle mista grassa. Lo amo. Fatemi sapere se il video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un mi piace e iscrivervi se ancora non l'avete fatto.